Bene, allora come associazione delle radici reali oggi vi proponiamo la sequenza primaria. La sequenza primaria è una sequenza di Qigong, Qigong lavoro costante nel tempo con il Qi, creata dal maestro Franco Mescola, che unisce posizioni statiche a posizioni dinamiche. Per oggi è la sola esecuzione della sequenza, in modo che chi già la sa la possa eseguire e studiare. Vedremo poi casomai di fare un tutorial diviso ancora una volta in due parti, come abbiamo fatto anche per il Patanci. Nessuna preoccupazione nel fare la sequenza primaria, perché l'abbiamo studiata a lungo, l'abbiamo sperimentata, io sono quasi 20 anni che la insegno, non è mai successo niente. Però, soprattutto se praticate da soli, ricordatevi che nel caso la vostra immaginazione salisse troppo in alto, come si dice, ci salisse troppo in alto, le soluzioni sono sempre sfregarsi le mani, picchiare i piedi per terra o eventualmente il volto, passare le mani sul volto o mettere le mani sotto l'acqua, perché il Qigong può muovere delle cose, può muovere delle emozioni, come è naturale, no? Cioè dell'energia bloccata, con i nostri movimenti le andiamo a sbloccare, se c'è qualcosa potrebbe muoversi, per cui anche se mi dovesse succedere di piangere o di avere problematiche di altro genere, non vi preoccupate, fa tutto parte della norma. Ancora una volta vi ricordo che se non l'avete mai fatto sarebbe meglio farlo in presenza di un insegnante che può vedere le vostre posizioni e può evitare di farvi fare gli errori più semplici. Va bene, direi che possiamo cominciare. Bene, l'idea sarebbe di arrivare a questo punto con un esercizio già fatto in precedenza, o di scioglimento, di movimento, comunque di presa di consapevolezza. Fare Qigong vuol dire essere presenti a se stessi, per cui dovete farlo se avete questa condizione, se siete oberati di impegni, se ci sono tante cose da fare. Dovete prima acquietarvi, dovete acquietarvi perché questo vi aiuta a entrare dentro di voi, condizione indispensabile per questo genere di pratica. Un gesto molto semplice che posso consigliarvi per entrare dentro voi stessi è questo, molto semplice, girare la ruota. Legato al respiro, testa bene verso l'alto, inspiro ed espiro. Più rallentate, più la mente si acquieta. Quando se avete raggiunto un livello accettabile che vi consenta di ascoltare voi stessi, a quel punto possiamo cominciare la pratica. Per prima cosa la posizione, quindi testa verso l'alto, mento rientrato, oppure preferibile ancora questa parte del cranio che si solleva, la lingua alle spalle di questo punto. Il petto rilassato e tranquillo, il bacino collassa verso basso, portando con sé il piegarsi delle ginocchia. Il piede si espande bene a terra. E questa è la posizione. Per chi non ha mai fatto Qigong, per chi si avvicina a queste pratiche per la prima volta, tenere questa posizione, che è quella che terremo praticamente quale dall'inizio alla fine, può essere un po' faticoso, soprattutto per i quadricipiti. Non c'è problema, con l'andare del tempo questa cosa si risolve. Io consiglio ai miei allievi di provare a stare in questa posizione, ma è chiaro che se finisco con la rigidità perdo tutto il senso, allora in quel caso meglio fermarsi un attimo a sciogliere. Ok, quindi una volta presa la posizione, sentite bene la testa verso l'alto. La prima tecnica è già regolare il respiro. Ci prendiamo il tempo necessario.
Bene, la prossima tecnica, abbracciare le tentine. Ricordatevi di sorridere durante la pratica del Qigong. Pulire il corpo. Travasare il Qi nel Tan Tien.
sostenere la giara. Separare le montagne. Aiutare i polsi e spingere le mani. Thank you.
mantenere il cielo in movimento. A destra e a sinistra. Sinistra e destra aprono le montagne. Thank you.
grande orso che nuota. Il giovane leone gioca con la palla. Leone bianco dispiega le ali.
L'aquila ghermisce la preda. Abbracciare il Tantien. Chiudere la sequenza. Bene, a questo punto, se siete pronti per andare a riposare, va benissimo, potete farlo. Se dovete risvegliarvi un attimo, vi consiglio il massaggio, quindi il massaggio che avete visto durante le nostre lezioni. Spero vi sia stato utile. Trovate altre cose sia sul nostro canale YouTube delle Radici Reali, sia sul nostro sito www.corsitaici.it. Grazie.